guardate che bel bambino, ragazzi, una piccola opera d'arte. E che non sono ancora arrivato al centro, eh. Continua a scavare. Cuore morbido, filante. Ah, vabbè. Non ho parole. Buongiorno. Buongiorno. Data astrale. Agosto. Anno. 2344. Un van che viaggia nel tempo. Sì. Primo pensiero della giornata. In questo parcheggio ci sono le galline e i galli. Il mio era dove facciamo la colazione. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Scegliamo un obiettivo per colazione. Dritti sull'obiettivo. Ok. Ma prima un po' di lavanderia stamattina, eh. Sennò tra qualche giorno non andiamo più da nessuna parte, perché diventiamo radioattivi. Non solo devo lavare, lo devo fare anche al buio. Questo parcheggio comunque sapeva un po' di Indonesia, con i galli che ti svegliano. Colazione nasi goreng. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. E si riparte di slancio con una nuova colazione catanese. Le granite le dobbiamo assaggiare tutte. Soprattutto, ragazzi, fin tanto che saremo in Sicilia non avrai altra colazione al di fuori della granita. E qua non mi ricapita. Siamo in una bellissima piazza che si chiama Piazza dell'Università qui a Catania e siamo venuti a fare colazione da Prestipino e Francimagna. Granita al caffè con la panna credo sia la mia preferita. E così mi hai fregato la mia, perché era la stessa. Stamattina, così, per uscire un po' fuori dagli schemi e uscire anche oltre le 3000 calorie, anche cannolino. Molto buono. Da come lo mordi, senza ancora averlo assaggiato, mi pare si capisca già che sia super croccante all'esterno. La ricotta è più dolce di quella della pasticceria Costa di Palermo, ma è un buon dolce. E poi ovviamente prova brioche. E allora io prendo il tuppo e lo tuffo qui dentro. Sono stato un po' spavaldo, avevo ordinato la granita al limone con panna. E il cameriere mi ha guardato un po' così, mi ha detto: ti vedo sicuro, granita al limone con panna? Praticamente mi ha spiegato che la panna è più da associare a gusti come caffè, mandorla, cioccolato. E là mi sono fidato di lui e ho virato sul caffè. Secondo me invece sarebbe qualcosa che potrebbe anche funzionare. Secondo me granita alla frutta con panna ci sta. Anche secondo me. Da Prestipino abbiamo speso 8,50 euro. Sì, non è economicissimo, però considerando il quantitativo di calorie che ingurgitate, secondo me viene... viene a buon prezzo. Esatto. E comunque momento ovvietà, il cannolo riempito sul momento non è che è più buono dell'altro, è proprio un'altra roba, ragazzi. Momento ovvietà. Quello piccolino laggiù che fa il giro intorno all'elefante è giano sotto il sole cucente a 45 gradi. Call us crazy, but things are finally right. Attaccato a Prestipino c'è il mercato del pesce, siamo arrivati un po' tardi, però ci sono ancora un sacco di bancarelle e cose interessanti da vedere. Meno male che noi siamo un po' meno ingombranti di così, sennò avremmo dei problemi. La sfida è aperta, facciamo più views noi o loro? Pur non sapendo chi siano, tra l'altro. Esatto. Magari sono la BBC. Mangia! Grazie! Buono? Super carino il signore. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
È talmente concentrato e compatto che te lo tagliano a fette. Questo fai così, guarda, così, e ci metti il limone e te lo mangi. Lo vuoi un po'? Fatto il giro al mercato, molto caratteristico devo dire, siamo giunti da Savia. Cosa mangiamo da Savia? Un arancino classico con il ragù e una cipollina. Classica. La cipollina è una pasta sfoglia ripiena di cipolla al prosciutto, formaggio e non mi sbilancerei, esatto. Amici catanesi, esattamente, di Ino, che cosa ci vedete in questa cosa gigante qua? E l'arancino. Che al cospetto della cipollina. Sembra il fratellino minore. Anche lui è Ino, Guardate che bel bambino, ragazzi. Una piccola opera d'arte. E che non sono ancora arrivato al centro, Continua a scavare. Cuore morbido, filante. Ah, vabbè. Non ho parole. E io mangerò il pezzettino che ne resta dopo l'assaggio di Giano. E d'altronde si sa, dove passo io rimane ben poco. La panatura di Uzeta era molto più spessa e croccante. Di questo mi piace perché c'è molto più pomodoro e c'è molto più formaggio. Se la giocano. Beh dai, oggi fresco a Catania. Appello per Franci, perché è lei che decide queste cose. Ma l'anno prossimo, in vacanza, riusciamo a trovare un posto, uno, dove non ci siano 40 gradi? Perché un anno il Giappone, un anno la Thailandia e un anno la Sicilia. Avete presente quando Amélie si scioglie? È esattamente quello che succederà fra 3, 2, 1. Raga, noi dobbiamo ancora mangiare questo gigante, non so che... come lo posso chiamare? Inizio a morderlo da un lato. E ora noi due. Potrei non farcela. Prosciutto, pomodoro, formaggio. E cipolla. Tutto in una cosa franabile. Burrosissima. No, raga, è buonissimo. È difficile da sconfiggere, ma vi assicuro che è buonissimo. Comunque secondo me con la panna ci starebbe bene. Volevamo un sels. Io voglio una roba catanese. L'unica bibita tipica di Catania è il sels limone e sale. O sels che è acqua gassata, limone spremuto e un pizzico di sale. Do you lie awake at night? Are you afraid to turn out the lights? Is there something you're scared of? Allora, questo, ragazzi, che è il sels, è una cosa super super tipica catanese. La vendono nei chioschetti che ci sono qua in città. E questo qui è quello proprio tipico, sale e limone. Sembra strano, sale, ma in realtà l'abbinamento con limone ci sta molto bene, è super dissetante. Top. Bene, appena rinfrescati con il self di Giammona al chiosco qua. Il self. Tra l'altro abbiamo appena scoperto, ci hanno detto i titolari, che hanno il chiosco anche a Torino. E fino a Catania sono venuto a prenderlo. What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? You try to stay away. Ma si può avere un po' di privacy o qua bisogna filmare qualsiasi momento e situazione? Giano mi ha appena chiesto cosa devo fare. Ma non lo vedi che si vede il cordino? Veramente alle prime armi, Franci, ragazzi. Il tuo task è rimanere dentro l'inquadratura. Ci sono. Non devi dire nient'altro. Vabbè, era meglio col cordino. Tra un pasto e l'altro ti riposi. Il problema del van è che non si può fare il pisolino pomeridiano. Per quale motivo? Tu lo parcheggi a 45 gradi al sole, quindi è impossibile fare il pisolino pomeridiano. Ma con molta astuzia puoi prendere due lettini e riposarti un paio di orette in riva al mare. Quante ne sa, Franci? Appicciappicciappicciappocciappi. Ehi, anche tu parli inglese. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. Per la cupola bisogna ancora salire. Vabbè, ci sarà un cavo tipo Warzone. Non serve essere zio auditore per salire sulla cupola. Dici che basta fare le scale? Speriamo che nessuno decida di scendere in questo momento. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. È bellissimo, vero? Sì. Ma devo dire che Catania mi sta piacendo di brutto, ragazzi. Il che significa che sicuramente ci torneremo. Si vede la piazza, si vedono i terrazzini, si vedono tutte le cose di tutta la città. Hai vista la Sardegna giù di là? Cupola Badia di Sant'Agata. 5 euro a testa e potete venire qua. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run, I'll run.
È giunta l'ora della cena. Stasera siamo venuti, per puro caso, nella stessa identica via di ieri sera, ma il locale di fronte, Trattoria Danuccio. Tipica siciliana, ovviamente. Abbiamo ordinato, su consiglio di chi lavora qui, dei piatti tipici catanesi e quindi alte aspettative, ragazzi. Impepatona di cozze. Bene, ci diamo da fare? O lo inquadriamo e basta? Al primo colpo già un guscio con due cozze dentro. Ci siamo. Sono sicuramente il maggior esperto di cozze, ma credo di poter dire che sia una delle migliori impepate di cozze che ho mai mangiato in vita mia, e soprattutto adesso tuffo questo pane nella piscina di sughetto che è rimasta lì. Buonissimo. Andiamo avanti con degli spaghetti alla polpa di ricci, su cui nutro grandi aspettative, e Franci mi va di sardazze alla becca fico, che se non le prendiamo in Sicilia, ragazzi, dove dobbiamo prenderle? Preferiti leggermente più al dente, però un buon sapore. E niente, ragazzi, Franci ormai non mi aspetta più. Scusa. Vi beccate questa sarda beccafico già tagliata. Questo è un posto dal gusto super semplice. Se avete voglia di mangiare senza tanti fiocchetti, questo è il posto che fa per voi. Avevamo giusto voglia di un dolcino, quindi ci prendiamo la caponata. Se non l'assaggiamo qua, la caponata dove l'assaggiamo? È fredda. Caponata bomba atomica. Per me l'arma vincente di questo piatto è che è fredda. Allora, Trattoria Danuccio è un posto che ci sentiamo di consigliarvi. Se avete voglia di un posto super verace, con prezzi modici, questo posto fa per voi. 34 euro il conto finale. Ci dirigiamo a... È sempre un problema quando dobbiamo dire andiamo a dormire, perché non sappiamo manco noi dove andiamo a dormire, capite? Andiamo al Rifugio Sapienza. Ok. Quella, signori, è Catania. By night. Spero che mi si veda, mi sa un po' male. Siamo finalmente giunti al Rifugio Sapienza e sono contento nel dirvi che fa un c***o di freddo. Sì, sono contento, perché solo oggi questa maglietta che ho addosso l'ho già sudata 26 volte. Quindi passare dai 40 gradi ai 12 va bene così. Qua ci sono tutti i camper, questo qui piccolino è il nostro. Domani mattina avventura sull'Etna. Non ve la spoilero perché magari finisce nel prossimo video, che poi non me lo guardate. Torno in casa perché fa freschino. Non potete capire, raga, quanto sono contento di stare qua dentro e non grondare come un cinghiale. Ma poi, tra l'altro, tra 10 minuti protesterò perché andremo su a dormire e farà un freddo di me. Vabbè, ragazzi, fatemi protestare di qualcosa ogni tanto, non mi lamento mai.